E se vi dicessi che ho appena dormito in un pick-up? No, non ho dormito in un pick-up perché sono alla fiera di Parma, non me l'avrebbero permesso. Però sono all'interno di un pick-up. E questa scena mi ha ricordato un attimo un film strepitoso, fa morire da ridere, di qualche anno fa, Palla in canna, parodia di Arma letale, in cui c'è Emilio Estevez che entra nella roulotte e da fuori sulla spiaggia, una roulotte malconcia, e poi all'interno invece colonne in marmo, una villa immensa. Ecco, adesso vi ho detto che sono all'interno di un pick-up, ma sono all'interno di un pick-up. Tra poco mi spiegherò meglio. Vi faccio vedere intanto questa zona notte. Ora sono in grand'angolo, qualità un po' più bassa, metto una qualità lievemente più alta, eccoci qua. Un letto che non è un king size, ma in due ci si sta, finestratura devo dire più che adeguata, reti porta oggetti fermacarico, tra virgolette, illuminazione, finestratura sempre con tendine, sedute molto comode, da due ovviamente. È uno spazio ridotto, non stiamo parlando di andare in giro in 16 qui, però per due persone, magari un bambino e poi anche qualcosa in più, perché adesso vi faccio vedere qualcos'altro, lo spazio c'è. Frigo, vani, ovviamente riscaldamento, prese USB, prese 12 volt, eccetera, fornello e lavabo, bagno, questa è la versione con bagno, con UC nuovissimo, questo l'ho mai usato. E poi qui abbiamo il computer di bordo e ora vi faccio vedere da fuori dove ho dormito, dove mi trovo. Curiosi? Eh sì, io pochi secondi fa ero proprio là. Il pick-up c'è, questo è un Raptor, ma io non ero dentro il pick-up che mantiene il suo double cab. Ero dentro questa cellula della Automobile prodotta in Turchia e importata dalla cellula Pick-up, un'azienda specializzata nei sollevatori che magari sollevando proprio una cellula ha intuito l'interessante combinazione tra pick-up e cellule. Questo tipo di mobilità io l'ho sempre seguita su YouTube, prevalentemente su YouTube, specialmente in mercati come quello australiano, gli Stati Uniti, il Canada, l'Alaska, dove l'outdoor, gli sport, quelle biciclette attaccate dietro, eccetera, sono molto più diffusi, e dove le prestazioni di un pick-up, come può essere questo, ma in generale di un pick-up o di un'auto, sono molto molto richieste per venire fuori davvero da situazioni con grip precario, dipendenze molto importanti. Ed ecco qua, quindi un monoscocca in vetro resina da circa 600 kg di peso, con bagno in questo caso, che offre il vantaggio, ovviamente, considerando che comunque i pick-up in Italia hanno un mercato molto particolare, il vantaggio però di magari lavorare il 60-70% dell'anno con il vostro pick-up, ma quando avete bisogno di dormire, di camperizzare, di farvi il weekend, di farvi la settimana, le ferie, montate la cellula, che ha una, diciamo, una svalutazione, un'usura diversa da quella di un mezzo, che ingloba anche la meccanica, perché poi potete, come dire, usurare la meccanica, ma la cellula usarla pochissimo, e quindi anche la valutazione della cellula rimane, o comunque la sua efficienza, potete smontarla e montarla sul pick up che magari comprate ogni 3 anni. Questa è solo una opzione. Vi dicevo, posti letto, mi sono dilungato su questa cosa dell'omologazione, quella cellula ha il bagno, questa cellula non ha il bagno, ha una configurazione differente, adesso ve la mostro. Zona sempre zona notte, qui abbiamo il frigo, vedete, disposto in questo modo, abbiamo una dinetta più spaziosa, nell'altra il frigo è qui, sempre zona cucina, e quindi qui abbiamo una vivibilità maggiore, con l'opzione, oppala, di montare una tenda da tetto che offre altri 2 posti letto con un sovrapprezzo di circa 4.000 euro. Quindi se per esempio siete in più di 2, oppure uno russa molto forte, volete la vostra indipendenza per qualunque motivo, e sapete già che il vostro modo di fare, diciamo, camperizzare prevede camping e quindi servizi, bagni, docce, li utilizzerete lì, perché no?
questa è un'altra opzione. Quindi queste cellule io le ho sempre viste con enorme curiosità. È ovvio che non dovete essere fan dei grandi spazi interni, delle dinette immense, della van life, diciamo mi trasferisco nel camper e ci vivo per dei mesi. Si possono fare tutte queste cose, ma dovete avere il carattere e l'abitudine di vivere in spazi ristretti, con il grande vantaggio però di avere prestazioni esaltanti e un mezzo solo dove pagare bollo e assicurazione. Questi sono i prezzi per questa versione con anche la tenda, mentre se non erro l'altro costa circa 36.000 euro più, e questo lo suggerisco io, una upgrade anche alle sospensioni, visto che i pesi di queste cellule sono intorno ai 600 kg, è altamente consigliato, così da mantenere un assetto sempre eccellente. Sono molto curioso di conoscere i vostri commenti riguardo alla razionalità di queste cellule da pick-up.